Ciao, come Ciao. state? Bene, Tutto bene. bene, tutto bene. Come vi chiamate? Canisciorri. E da dove venite? Fossano. Secondo voi Fossano ha influenzato ed influenza la musica che voi fate? È la musica che facciamo che ha influenzato la musica di Fossano e Fossano che ha influenzato la musica che facciamo? Non lo so. Secondo me è un sogno. È la Balocco che ha influenzato. Che influenzato? Il Balocco è mai. La margarina, è colpa della margarina. È margarina, troppo burro. Troppo duro dentro le nostre vene. È colpa... Sì. Comunque Fossano tra una balla e un'altra sono 20 anni, 25 anni che ha un genere di musica che secondo me è facilmente riconoscibile. Da quando c'era Paola Barale, secondo me. La musica c'è perché c'era Paola Barale. E che musica fate? Pop rock. Pop rock, tipo Luna Pop. No, un po' più violento. Un po' più cattivo. Distorto, via. Un rock rumoroso e chiavile, via. Esatto. Che influenza avete? Ma a me piace molto Gino Paoli, Ivan Graziani, lo adoro. E poi la persona con cui ho avuto più feeling musicalmente negli ultimi anni è stata, non so se vi ricordate, la hit di Cicciolina. Bello. Muscolo Rosso? Muscolo Rosso. Muscolo Rosso. Muscolo Rosso. Quello mi ha cambiato il modo di suonare. A me piaceva Joe Squillo, Violentami. No, a me, ma anche... Violentami, sul metro... Quella è Sabrina Salerno con Joe Squillo. Sabrina Salerno, ecco. E Joe Squillo. Comunque, sì, ma io invece sono più classico, blues, rock, quello. Ah, no, no, noi no, noi piace proprio, tipo, io adoro Max Pezzali, mi piacciono i Cugini di Campagna qualcosa, i primi dischi. Okay. Io sono cresciuto proprio... con Albano e Romina. Mia madre mi ha fatto ascoltare al bar. E io, io con le canzoni degli Alpini, mi ricordo che c'è una compilation, se tra l'altro volete comprarla, ve la do a 20 euro, la compilation musica setta, collezione quella col cigno. Sì, ce l'ho presente. Col cigno e dei canti degli Alpini. La vendevo. Aspetta, c'è il nome, Porchino Marino. Beep, ok. No. Come vi siete incontrati? Penso... Vabbè, io Giacco lo conosco da una vita... Sì. Tu mi hai telefonato forse. Sì, sì. Io perché sono arrivato, vi conoscevate già. Ci conoscevamo già perché suonavi con Lucio Scarano. Sì, ci conosciamo da prima di quando... Sì, beh, ovvio. Io praticamente... Tu mi hai telefonato. Ho telefonato a lui per telefono. Ciao. E la prima cosa che mi ha detto per te, ha detto guarda, cerchiamo un batterista, noi facciamo un genere un po' particolare. E la prima cosa che mi ha chiesto, guarda, se fate roba violenta tipo NoFX, io non vengo. Se fate roba tipo Cesare Cremonini, io vengo. Allora, e quindi proprio così, oh il Mucci! Oh, si mangia ragazzi! The cat? Vedevate Alf? Alf? Ti mangiava i gatti, Alf. Mangiava i gatti. Il vostro nome. Spiegalo, è un concetto alto. Se vuoi fare un filmato domani mattina posso spiegartelo senza parlare. Meglio di no. Se no è praticamente Canisciorri, sono i cani, noi ci chiamavamo all'inizio quando eravamo pischelli Cani Sciolti. Poi dopo tipo che ci ho fatto il primo disco, Club, che potete trovare giù online o sempre nella collezione degli Alpini, se comprate la collezione dei canti degli Alpini. C'è anche Doraemon. Doraemon e... Club, il primo disco dei cani che è in vendita singolarmente a 5 euro e più... Tac! Per 25 euro ti ci metto anche! E la compilation degli Alpini e Doraemon! Comunque, ritornando a discorsi seri...
Quella era la domanda, scusa. Perché ci chiamiamo Cani Sciorri? Perché la sciorra sarebbe quando al mattino vai e fai nel cesso, la sciorra, la merda. Sono cani che si cagano addosso, fondamentalmente. Ecco, sì. Cani che sciorra. Post sbronza. Fate questo come lavoro? Ho visto stai scherzando? Sì, certo. Sì, che domande. Infatti magari. Mi alzo sempre alle 3 del pomeriggio. Infatti, io bevo ubriaco. Tutto il giorno. Penso solo a registrare i pezzi che diventeranno famosi. No, facciamo le hit. Navighiamo nei soldi, noi navighiamo nei soldi. Io faccio il bagno nei quindi, soldi. Sarebbe troppo bello. Cosa vi spinge a suonare, a far musica? Dipende da chi trovi la sera nel letto. Perché se trovi un uomo, ti spinge a suonare un uomo. Se trovi una donna, sei tu che spingi a suonare. Però. È una cosa un po' è fluida, che non tutti possono capire, cioè, che anche in quel discorso nel letto c'è la passione, c'è anche la passione, esatto, sì. La passione. O la follia, però. Quindi cosa vi spinge a voi? La passione per il sesso, per le droghe, per l'alcol, per la figa, che poi è un motivo per trovarsi. Allora, l'uomo medio va a giocare a calcetto al mercoledì sera, no? Noi andiamo in saletta a suonare, o se no a fare dei concerti in posti come facciamo di solito i concerti, che sembra di essere un po' la fiera della Sautisa, no? Tutti maschi? Tutti maschi, tutti, la fiera della Sautisa. Senz'altro non suoniamo per la gloria. No. E cos'è per voi la musica? Santa Madonna mia. La musica è quella cosa che ascolti, che ti fa, ti distende i nervi. Ovviamente io non so se posso, hai fatto una domanda del cazzo. Che cazzo di domanda è, scusa? Cos'è la musica? Possono risponderti loro. Io... La è una musica. Cosa molto grande, non si può spiegare cos'è la musica, non so. La musica, che cazzo, cioè, è quella roba che unisce tutti i sensi. Unisce tutti i sensi. Divertimento. Sentimenti. Unisce, fa relazioni, fa sofferenza. Allora, la prima volta che hai scopato, te la ricordi la canzone con cui hai scopato la prima volta? No, io invece mi ricorderò sempre, era Master of Puppets dei Metallica. Però l'ultimo pezzo, quello... No, sì. No, scusa, ho sbagliato. L'ultimo pezzo di Ride of the Lamb. Call of Cthulhu. E io così. Con due preservativi che li ho bucati dopo due colpi. E però ho continuato a scopare. Poi è entrato mio fratello e sono andato di là e ha finito di scopare. Ha finito lui, lei? Mio fratello. Ha finito lei? Ok, e noi un rapporto. Esperienza. Insegnaci, maestro, dove... Pubblico, se volete faccio le ripetizioni anche di scopare con i preservativi, Anche no. Come avviene il processo creativo nel comporre una canzone? Beviamo un paio di birre e del vino e poi esce un riff. Si viene giù un riff, lo si lavora, lo si sviluppa, fin quando prende poi una forma concreta. Non c'è una regola. Sono certo nell'ambito della serata, il brano prende una forma concreta e un po' di prova. A volte funziona anche in una sera. A volte anche in una sera. Sì, da una sera capisci se più o meno può essere un pezzo papavino o no. Hai fatto? Troppi. Siamo a 9. 9. Il prossimo andiamo in doppia cifra. E in fase di registrazione vi fate dare una mano da qualcuno? Sì, forza. Certo. Studio. Tra l'altro, guarda, oggi è un giorno particolare perché stamattina abbiamo scoperto che è morto David Lenci, con cui noi abbiamo fatto parte quarta. Nel 2007. C'era anche Frank Lamb, che era il bassista che... Sì, c'era Fra, che non vedevo da un sacco di tempo. E c'è qua stasera. E quindi un brindisi a David Lenci. A tutti, un brindisi a voi. Anche a te, un brindisi a te.
Sì, normalmente c'è sempre lo studio. Ah. Un disco l'abbiamo registrato anche in questa stanza. Due dischi qua. Io ho la batteria lì. Proprio dove siamo. Io ho le testate qua e le casse di là. Di là. Sì. Nella sala prove. Ringraziamo Giorgio. Giorgio. Il nostro Crana Forever. Crana Forever Bufal. Il testo. Le vostre, i vostri brani hanno un testo? Ma certo. Di cosa parlano? Di figa, di alcol e di droga. Hanno anche un intento politico-sociale? Politico-sociale non tanto. È più politico contro il mondo, sociale contro te stesso, contro te stesso, contro gli altri. Sì, contro... sì, è una cosa un po' di... Sì, è un odio. Sì, che io scrivo canzoni per ogni... Quando mi sta sul culo uno, io canto questa canzone fra me e me e lo guardo. E mi sta proprio sul cazzo. Cioè, perché Termosifone è un bel esempio. Dovete morire tutti, stronzi, siete dei pezzi di merda, non capite un cazzo. In che lingua sono? In italiano, ovviamente. Da cosa ti fai ispirare per le canzoni? Non mi piace mettermi lì, te l'ho detto, sballarmi e poi entro in una dimensione dove posso raccontare cose che se io sono una persona tranquilla, che non ho bevuto, non ci arrivo a pensare a ste cose, no? Cioè... È contorto questo discorso. Eh sì, è contorto perché di fa non mi verrebbero mai in mente queste cose. Infatti adesso sono trovato la soluzione con la tecnologia. Quando mi vengono in mente cose strane, così io me le registro e mi mando un messaggio, automessaggio WhatsApp con tipo, cazzo ne so, un riff cantato così. Oppure recito qualcosa e poi quello l'ho tramuto in testo e lo ascolti il giorno dopo. È bestiale perché tu dici, cazzo, ma ieri sera come facevo a pensare queste cose? Dio fa 10-5, facciamo in fretta. Fine, adesso. Boh, comunque dobbiamo andare a suonare forse. Live, infatti, live. Vi piace il palco o vi terrorizza? A me piace e terrorizza allo stesso momento. A me terrorizza tutto. A me no. Anche questa intervista. Sono molto agitato, infatti. Qual è il posto in cui avete suonato che vi ha emozionato di più? Tanti, troppi. Tutti. Io non saprei. Sì, vabbè, abbiamo aperto in Marlene, sarà un mese fa, e è il posto comunque con più gente che abbiamo suonato. Sì, però a me mi ha mozzato la prima data a Chicago. Ah beh, anche a me. Ah, sì, beh, perché era la prima data bella. In America. Yeah, quella molto bella. Io parlo come gente, invece proprio come... Ma c'è l'accento piemontese, pubblico italiano. Yeah.
avete una scaramanzia prima di salire sul palco? No, mi devo mangiare la merda io. Io devo bere. Dal punto di vista puramente estetico, vi piacciono le visual, l'abbigliamento piuttosto no. che le luci? C'è frega un cazzo. No, proprio c'è. Assolutamente, proprio non. Un altro pianeta, non è vino. Angolo Nerd, cosa portate sul palco come strumentazione? Beh, io ho una drum sound. Voilà. 15-18 i tom che fanno la prima guerra mondiale. Io come amplificatore l'Ampeg e i bassi variano secondo delle voglie, per cui ho passato di tutto, da Fender a Rickenbacker, roba costruita da me, stasera sono Gibson, per cui a seconda delle, boh, del momento. Dell'umore. Io ho vabbè, la Matchless, che è una testa di cassa che ho comprato nel 2001. Sono molto affezionato a quello e poi gli ho aggiunto un altro amplificatore, che l'amplificatore aggiunto varia a seconda del mio umore. Le chitarre uso Gibson, o se no anche mi piacciono molto 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 le Falstaff, un marchio che potrete trovare a Fossano in piazza Vittorio Veneto numero 8. Pedali? Pedale, quello è il booster. Questo io è un DV5000 e io ho pochissima roba. Anche io a me TS9, un Echo, e adesso sto usando un monosynth, ma... Pedale io li uso per fare roba, oddio. Tour, avete fatto dei tour in passato? Sì, sì. Tanti. Europa, tre. Tre? Uno, due, tre. Tre sì. In Europa, uno negli Stati Uniti. Vabbè, poi gli altri Italia. Giretti che non erano giretti, tour, però. Sì, però in Francia. Mi tour, mi tour. Cioè, abbiamo girato parecchio, sì, sì, abbiamo girato parecchio. Sì, infatti vogliamo praticamente arrivare, vedi che lascia il mappamondo. Scrivere Cali Shore in tutti i posti dove siamo andati. Se unisci i puntini. Domande sparse. Lockdown, durante questo brutto periodo per tutte le persone, voi avete continuato a suonare? Sì, a distanza. A distanza, sì. Poi abbiamo registrato dei pezzi che potete trovare sempre su YouTube. Registrato in una casa qui di cover, due cover. Sì, due cover. Tu Try to Fuck, poi The Kennedy. Alleluia. E poi abbiamo tirato su un nuovo disco, Attica 75. Durante quello COVID. Dedicato a sto figlio di Troia di mio padre che è morto 3 anni fa. Durante il COVID. Mi dispiace. Come vi vedete tra 5 anni? Morti. No, io morto spero di no. No. Io spero di stare con una di 20 anni. Tra 5 anni. Io non me lo chiedo neanche. No, io se devo proprio chiedere, io vorrei stare con una ventenne bella che è innamorata di me, che mi fa da mangiare, che cucini bene e mi faccia. C'è del sessismo, dei pompini di affare della Madonna. C'è un sacco di sessismo. Come vedete la scena musicale italiana attuale? Vai a quella dopo. Esatto. Salto anch'io la prossima. Social, li usate, li odiate, vi piacciono? Ma io ho YouPorn e quello non è un social, è una piattaforma. Social, Instagram, Facebook. Sì, Facebook, Instagram, no, fine. TikTok, quella roba già non so di cosa siano. Trovavo solo casi umani che volevi farti. Però poi cioè, erano problemi, no? Quindi preferisco farmi le pippe. Tre artisti a testa che bisogna assolutamente conoscere. Okay. Beh, Jimi Hendrix, se non lo conosci, ci va la pena di morte. Cioè, o tortura medievale, qualcosa del genere. Poi io ci metto il buon vecchio Bob Dylan e il mio cuore Neil Young. Neil Young è proprio una roba. Refused, Dead Kennedys e NoFX, per forza. Io invece, vabbè, i Queen, i Metallica e Roberto Vecchioni. Molte grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Cine. Andiamo a suonare. Ciao ciao. Voglio bene. We'll be right back.
grazie ragazzi, è stato bello. Aspetta, devo fare questa cosa che ho scoperto dopo che sono andato a messa una sera, che e poi lo faccio anche con i coglioni, però dovete avvicinarmi, aspetta. No, che i coglioni devono avvicinare, lo faccio che vi spruzzo con i coglioni. Buona serata ragazzi, vi voglio bene, ci vediamo dopo. Un ringraziamento al fonico che è stato un grande, ha una pazienza che io ci avrei crocifisso sul palco prima della serata.